Ciao ragazzi, buongiorno, siamo appena decollati da Bologna e quest'oggi con questo video vi vorrei parlare un pochino di quello che è un avvicinamento CAT3, quindi un avvicinamento che si fa solitamente in caso di nebbia. I limiti diciamo legali per questo avvicinamento sono, almeno per quello che è un CAT3 normale senza avere head-up display o altri sistemi, sono una minima di 50 piedi, una visibilità di 200 metri, 125 metri per quello che è la metà pista e circa 75 per il rollout, quindi l'ultima parte della pista. Ovviamente si vola ingaggiando almeno sul 7.3 tutti e due gli autopiloti. Bisogna assolutamente ricordarsi, ecco, di ingaggiare approach, command A e B. Il secondo autopilota si ingaggia insieme al primo a 1500 piedi di radioaltimetro e quindi vedrete da single channel andare a command e nella pitch, diciamo nell'FMI, nella parte del pitch avrete flare. Senza flare, a 350 piedi si disingaggia l'autopilota, se non l'avete entro 350 piedi. Il limite massimo per ingaggiare il secondo autopilota sono circa 800 piedi di radioaltimetro. Ovviamente questo non ve lo consiglio proprio. Dovete anche sapere che a 400 piedi il nostro autopilota va a trimmare l'aeroplano muso basso, scusate, perdonatemi, a muso alto, e quindi qualsiasi failure al di sotto di questa quota, che comporta ovviamente il disingaggio, diciamo, dell'autopilota, comporta un pitch up dell'aeroplano che sarà amplificato dal fatto che dovrete sicuramente fare un go around e quindi avrete la potenza del motore che sale a circa 85-90% e che potrebbe farvi perdere il controllo del mezzo, come dire. Quindi state sempre attenti. Notate il fatto che a 400 piedi l'aeroplano trimma, è un buon segno, diciamo, vuol dire che tutto funziona, però ecco, da lì in poi attenzione se andate a fare un go around in manuale. Dopodiché l'aeroplano a 50 piedi comincerà la sua flare e in caso di go around, ovviamente il go around sarà automatico, a meno che per sbaglio non andate a toccare lo yoke, e quindi per quello che riguarda il go around sarà un go around standard, solo che verrà fatto completamente in automatico, quindi voi dovrete premere semplicemente toga una volta, go around flap 15, sai go around thrust, quindi vedere che la go around thrust è settata, e gear up. A 400 piedi potete mettere il nav o heading select come roll mode e retrarre i flap. L'aeroplano accelererà e salirete alla vostra quota di missed approach. In questo caso ci sarà 4000 piedi, quindi oggi proveremo un avvicinamento CAT3 in condizioni, come dire, di cavo ok. Faremo un go around e faremo un altro avvicinamento, però questa volta con le condizioni meteo reali, diciamo, di un CAT3 reale. L'altra cosa che potete fare prima di cominciare l'avvicinamento è alzare completamente la seduta del vostro sedile, perché dovrete andare a vedere un qualcosa del genere. Ovviamente io adesso non lo faccio perché è un po' fatica, perché vedrete le vostre lucine alla minima proprio sotto il muso. Altra cosa, potete lasciare le vostre landing light off per evitare glare, diciamo, per evitare
fastidi e per vedere ancora meglio in questo, insomma, in questa fase del volo critica la vostra pista, perché l'occhio sicuramente sarà più abituato a vedere nel buio. Potreste usare la taxi light come reminder che siete autorizzati all'atterraggio, ed è tutto qua. Quindi noi adesso qua abbiamo il nostro ILS Zulu, le nostre forecast, i nostri rings 5-10 miglia, e abbiamo visto già i punti sono corretti, il mist approach è corretto, bruciamo circa un 100 kg, quindi siamo a 62,9. Intanto ci posizioniamo per andare a intercettare. Abbiamo i flap a 40, 5 di correzione, le frequenze, le minime, il nostro corso, gli autobrake ci sono, l'FMC è tutto corretto e quindi andiamo. Diciamo la fase più, come dire, concitata, se vogliamo dire concitata, sarà da 500 piedi in giù, dove diciamo andremo a controllare che sul radialtimetro, i due radialtimetri, anche se oggi vabbè il first officer side non funziona, però nella vita reale ci sarebbe un cross check che l'aeroplano sta passando 500 piedi su tutti i due radialtimetri, e quindi da lì in poi diciamo ci sarà la fase, ecco, più concitata dell'avvicinamento. Dopo ovviamente ogni compagnia ha le sue regole, le sue leggi che non si possono assolutamente cambiare a piacimento. Io vi voglio far vedere quello che è il 737, ecco, senza mettere magari SOP o chiamate specifiche di compagnie, perché ovviamente ogni compagnia è diversa, però l'aeroplano poi in sé quello che fa è sempre lo stesso. Ecco, quello che vi consiglio sicuramente è di essere stabili entro i 1000 piedi, quindi con landing checklist, flap eccetera, e prendetevi il vostro tempo per fare le vostre cose, ecco, non andate a correre e a far cose che poi magari vi mettono in difficoltà. Cominciamo la nostra discesa, anche se ovviamente siamo leggermente bassi, però come dicevo è meglio prendere le cose con calma e niente. Quindi da qui in poi andremo a intercettare il localizzatore, andrò a mettere approach, andate subito con approach senza andare con warlock in questo caso, perché avete meno rischio di errore. Quindi approach, command A, command B, riduciamo ancora un po', da qui in poi vedrete che a 1500 piedi avremo command, flare armed, a 500, scusate, a 1500 piedi vedremo ingaggiare il secondo autopilota con flare armed, il command, e a 500 piedi lo ricontrolleremo, a 400 il trim comincerà ad andare a trimmare a muso alto, adesso facciamo così, ci mettiamo qua, e poi ecco a 50 piedi lui comincerà la sua, insomma, entrerà nella modalità flare, però noi a 50 piedi faremo un go around se tutto va come si deve e il simulatore risponde a dovere, che ogni tanto noto che fa un po' gli affari suoi. Comunque adesso aspettiamo ancora un po', siamo comunque belli distanti.
Io diciamo ho messo il ring alle 5 miglia per configurare ghiare flap, però li metterò ancora prima e così potremo diciamo parlare di quello che è tutto l'avvicinamento. Per portarci avanti abbiamo già gli start switch su continuous, armiamo gli speed brake, così poi possiamo parlare di quello che è il resto. Ci mettiamo anche un 160 in prua, ancora meglio. Facciamo finta che la TC ci abbia dato 2500 piedi come minima radar. Adesso cominciamo con flap 1, vediamo pure di approach, command A, MB, dato che siamo così bassi aspetto un po' per i flap a 5. Ok, abbiamo il Vorlock runway heading 113, andiamo anche di flap a 5, abbiamo il nostro glide alive, glide capture, quindi abbiamo 4000 piedi mist approach. Facciamo così e facciamo anche già gear down flap 15, landing check, quindi start switch is continuous, recall is checked, speed brake, arm green light, landing gear down, auto brake 3. Quindi siamo anche autorizzati all'atterraggio già. Flap 25. Flap 30. Forti, quindi ci stiamo avvicinando ai 1500 radio. Ecco, flasha il glide e il lock, command flare. Adesso abbiamo flap 40-40 green light. Quindi abbiamo l'aeroplano completamente settato. Arrivano i 1000 piedi,
siamo stabili, perfetti. È molto importante essere stabilizzati il prima possibile. Piedi radio è l'ultimo momento in cui potete, anzi prima, ecco, qualche piede prima potete mettere il comando AMB, però vi ho detto non fatelo, sarebbe un disastro. Vediamo qua che vado a matchare il radialtimetro, quindi abbiamo 500 e 500, perfetto. Vediamo se a 400 lui inizia a trimmare. Eccolo, vedete, trimma poco poco, tutto a posto. Adesso pronti alla minima a premere il toga. Abbiamo anche Goran qui, che è giusto. Vedete come arrivate vicino alla pista. Quindi toga, go around, flat 15, set go around thrust c'è, gear up, aspettiamo i 400 piedi, eccoli, 400 feet, andiamo di LNAV sull'FMA. Abbiamo la velocità buona per andare a flap 5. Come vedete il bug si muove e ci permette di accelerare. Dato che vogliono 200 nodi nella virata, io tengo flap 5, così manteniamo un raggio leggermente più basso e poi dopo accelereremo. Questa è una mia preferenza. Una volta che Alta Choir sarà vedrete Alta Choir qui nell'FMA, la IAS window qui si aprirà e dovrete fare un backup manuale nel caso dovesse capitare, altrimenti non avrete questa feature dove in base alla dove mettete i flap l'aeroplano vi dà un acceleration. Quindi adesso andiamo flap 1 e vedrete che ecco il bug si muove. Dovrebbe essere intorno ai 202 nodi. E adesso andiamo flaps up e ci dovrebbe dare un 222 nodi. Come potete vedere, tutto in automatico. One to go. In questo caso flaps up, no lights. Io preferisco fare un 1000 piedi ed aggiustare la velocità a 220. Quindi adesso ci mettiamo qui nella holding, tutto automatico come avete potuto vedere. Con calma adesso ci livelliamo, facciamo tutte le cose. Quindi Alta Choir, Alt Hold, abbiamo il Command, MCP Speed, l'LNAV, adesso entreremo nella Holding, Alt Hold, la velocità è buona, l'autotrottle è ingaggiata, facciamo pure la After Takeoff Checklist, questi li rimettiamo già a 3 per dopo, gli Star Switch li lasciamo così per nostra comodità, andrebbero off. E siamo sul QNH 1013, 4000 piedi, tutto a posto. Quindi adesso ci prendiamo Heading Select, mettiamo 2,93, 2,95 e lo rifacciamo. Quindi LIP, ILS Zulu, Execute, estendiamo la nostra Centerline, 113. I rings sono giusti, i punti abbiamo visto sono giusti, bruciamo 200 kg,
62.2 flap 40 frequencies corrette, minimums li abbiamo, i courses ci sono, auto break 3 e a posto. Per un autoland dovete considerare che l'aeroplano impiega, diciamo così, circa 140 metri in più per fermarsi, perché fa una sorta di flare leggermente più blanda, come dire. E quindi ecco, quando andate a fare i vostri calcoli di avvicinamento, almeno l'800 impiega 140 metri in più, a flap 40, con il flap 30 circa 185. Quindi ecco, se la vostra testa vi dice andiamo di flap di 8 break a 2, magari andate di 8 break a 3 e state sicuramente più conservativi, se volete fare una determinata uscita sulla pista. Adesso cercherò di cambiare qui il meteo, quindi abbiamo weather. Customize, visibility, advanced weather, in turbulence space of the clouds. Niente, purtroppo non sono riuscito a cambiare quello che è il weather, però faremo un altro avvicinamento portando l'aeroplano all'atterraggio, così, ecco, per finire quello che è il video. Una volta atterrati, ovviamente in base al tipo di 737 su cui state volando, potreste avere anche la modalità dove l'aeroplano vi tiene la center line. Purtroppo questa cosa noi non l'abbiamo, e una volta atterrati dovrete essere voi a controllare quello che è diciamo la direzione a terra. Quindi una volta che le ruote avranno toccato, gli speed brake si azioneranno per conto loro, l'auto throttle si disingaggerà entro 2 secondi. Quello che dovrete fare è aprire subito i reverse, così che loro si azionano, e poi andrete a disconnettere l'autopilota. Questa è una cosa molto, molto importante. La prima cosa da fare è sicuramente vedere che gli speed brake si siano azionati automaticamente, e alzare quelli che sono i reverse, in modo tale che subito cominciate quella che è la decelerazione. Dopodiché, roba di qualche istante, disingaggiate l'autopilota e controllate voi stessi, ecco, l'andamento lungo la center line della pista. Quindi scusate per quello che è il meteo, comunque ecco, cambia poco, avete visto quelle che è quelle che sono le problematiche legate al CAT3. E quindi potrete provarlo, diciamo, voi stessi, magari mettendo una visibilità alquanto bassa.
approach, command AMB. Warlock, and we're adding 113. Plus 5. Speed break. Last slope. 4,000 feet. Missed approach. Gear down, flat 15, landing checklist, flat 25, single channel, flat 30, command flare, flap 40, ref plus 5, flaps 40, 40 green light, stabile a 1000 piedi. Andrea Radio, ce l'abbiamo. Lui trim. Tutto a posto. Lui fa la flare. Ok, speed break, reverser, l'autotrotter che si disingaggia, disingaggiamo l'autopilota. 60 knots, freniamo. Ci
fermiamo in pista. Quindi scusate per la visibilità che non è scesa, però comunque ecco, vi ho fatto vedere quelle che sono le problematiche di LK3, come si comporta l'aeroplano, spero che possa esservi utile e niente, buona giornata, ciao ragazzi.